Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo episodio di Resident Evil 3. Nello scorso episodio abbiamo di nuovo battuto il Nemesis, siamo scappati da un vermone e siamo arrivati finalmente alla torre dell'orologio. Ma i guai non sono ancora finiti. Prima di cominciare il video ragazzi, per sostenere la serie e il canale lasciate un bel mi piace, condividete, commentate ed iscrivetevi. E adesso possiamo cominciare la nostra puntata. Allora, intanto mi poso gli Ink Ribbon. Ce li posiamo e possiamo andare avanti così. Sì, il fucile ce l'ho impostato, ho voglia di provarlo, anche perché adesso ne avremo l'occasione. Guardate, un gruppetto di zombie affamati. Questo corre. Accidua. Headshot, ma quanto è bello sto fucile. Vieni qua, amico mio, vieni qua. Però lo devi prendere, eh. Sì, sono finiti. Sì, adesso ci rimettiamo la pistola. Sì, ogni tanto si blocca il simulatore. Non l'ha mai fatto. Hai usato chiave torre. Ecco Carlos. Carlos, I don't believe it. You're alive. I'm not sure how we're gonna get out of this town. What are you talking about? We made it. You don't get it. They have no intention of letting us make it back alive. Do you really think we can trust their great evacuation plan? Huh, it's just a piece of paper. We don't have any other choice than to trust them right now. Jill è molto illusa. No, if we're gonna die, then we should get to Invece choose what Carlos ha già capito happens. la situazione ed è molto pessimista. Più che pessimista ormai è vero, poi è così, non ci verranno mai a salvare. Tanto si prende So sto that's bello it then, huh? schiaffo. You're giving up? Vai Jill, No. esplonalo tu. I just can't handle it. Allora, vediamo un po' qui cosa c'è. Qui se non ricordo, ecco qua infatti, c'erano delle munizioni per il lanciagranate che non abbiamo appresso, che lo prenderemo dopo. E usciamo da questa porta. Attenzione, un'altra arma, il lanciamine. Questo è abbastanza forte. Ha qualcosa nella mano, c'è un documento. Istruzioni dell'operazione. Ordine per la squadra UBCS, Umbrella Corporations. Ecco. Ripulite l'area centrale colpita dall'infezione e poi evacuate i cittadini superstiti sulla torre dell'orologio. Tra i civili ricordatevi di dare priorità agli impiegati affiliati con Umbrella e fate attenzione ai soggetti infetti, molto resistenti ai colpi di arma da fuoco e pericolosi se fatti avvicinare. I zombie. Procedure di evacuazione. 1. Dopo aver completato la missione, nel caso diventi impossibile portarla al termine, evacuate immediatamente. 2. Manderemo un elicottero che staziona in periferia nella piazza che si trova di fronte alla torre dell'orologio. Cazzata. 3. Quando siete pronti per l'evacuazione, suonate le campane della torre per avvisare l'elicottero. Purtroppo, anzi, adesso mi sono ricordato di una cosa, che arriverà l'elicottero, ma esploderà. Per cui resteremo qui. Intanto andiamo a sinistra, che qui c'è il carillon. Ci servirà per un enigma. Allora, è un vecchio carillon. Carillon, come volete chiamare. C'è qualcosa scritto sul coperchio. Vediamo un po' se mi sono fatto la foto. Allora, SGSSGS. Sì, questo devo fare la foto, ragazzi. Scusate un attimo, che questo è un enigma che devo risolvere dopo. Ok, l'ho fatta. Sì, già avevo il telefono pronto perché lo sapevo che dovevo farla. Adesso ci andiamo per questa porta qui. Ok.
Ciao zombie. Headshot. Ah, so, quello non l'avevo vista. Questa qui. Facciamo fuori pure questo che sta fermo. Headshot. Sì, mi sa pure quella è morta. Allora, facciamo combina. Vediamo. Ah, qui c'è un'altra porta. Però prima voglio dare un'occhiata qui intorno. Qui non possiamo passare. Sì, sotto la toppa è impresso il dio del tempo. Pure questo è un altro enigma. Dobbiamo trovare un'altra chiave. Qui c'è una foto degli Ink Ribbon. Va bene, prendiamoli. Prendiamo anche la foto. Cartone illustrato. Ah, questa è dell'enigma delle pietre. Un'immagine di un antico orologio. Riporta la seguente citazione. Donate la vostra anima alla dea. Congiungete le mani e pregate dinanzi a lei. Non va bene. Questa breve ci servirà. Allora dobbiamo andare per questa porta qui. A questo punto. E qui c'è un'altra stanza di salvataggio. Dove poseremo delle altre cose. Allora, intanto poso il lanciamine, che non ci serve, lo voglio mettere qui sopra. Poso anche questi. Poi mi poso anche gli Ink Ribbon, che non ci servono. E direi che possiamo anche... No, aspetta, voglio vedere qua intorno cosa c'è. Se c'è qualcosa qui. No, qui non c'è proprio un cazzo, ragazzi. Non c'è proprio niente. Fammi un po' vedere qua intorno. No, no. Pensavo c'era qualche erbetta, qualche cosa. Che me ne servirebbe una. Che non voglio sprecare quella che ho mixato. Ok. Cosa troviamo? Chiave della torre. Questa mi sa che possiamo combinarla con questa, mi pare. No, non era così. Infatti, ma che cazzo sto a fare pure io? Vediamo un po' qui cosa c'è. Andiamo avanti. Ah, qua, ok. Siamo da qui. Che succede adesso? Zombie. Allora, ragazzi, questi io li farei fuori, questi zombie. Anche se non è che devo proprio farli fuori, perché alla fine qua non ci devo tornare, però l'ho sempre fatto. Pure quando ero piccolo giocavo, questi zombie li ho sempre fatti fuori. Ok, ma non ci stanno più, pure finite le munizioni. Allora, e adesso usciamo da qua. Adesso ce ne torniamo indietro e saliamo le scale. Ce ne andiamo verso di qua. Sì, è questa la porta. Di qua. Ma qui ci sono i ragni, infatti, eccolo qua. Ok, abbiamo finito i colpi. Usiamo il fucile. E vabbè, però devi prenderlo. Brava Jill. Attenzione, figlioletti. Ah, lì c'è un po' un esplosivo. Ecco qua. Abbiamo fatto prima. Oh, fammi un po' vedere se sto ancora in attenzione. E qui, se non sbaglio, mi sa che c'è di nuovo il Nemesis. Però possiamo anche scegliere di non affrontare. No, a parte che per forza. Che sto dicendo? No, qui ci sono anche altre erbette rosse, mi pare. Ok, queste me le prendo entrambe, ragazzi. Tanto lo spazio ce l'ho. E sopra c'è sta un'altra stanza di salvataggio. Vi anticipo questo. Quindi le prendo. Adesso abbiamo
due scelte adesso, accendendo da qua che arriva il Nemesis. Non so se adesso, però adesso. Utilizzare la chiave torre, sì. Noi accendiamo. Sì, scendono le scale. Adesso non so se dobbiamo affrontarlo ora. Comunque, stavo dicendo che dopo avremo due scelte, ovvero se vogliamo affrontare il Nemesis oppure no. Ma tanto il Nemesis dopo, appena scendiamo da qui, possiamo anche non affrontare, cioè dobbiamo non affrontarlo. Ok, siamo arrivati in un'altra stanza di salvataggio, che è questa. Allora, per prima cosa, intanto qui c'è un enigma da qua da fare, quindi intanto mi poso queste. Beh, una potrei anche combinarla con... anzi, no, per ora no. Mi poso queste e mi prendo il caricatore. Ce l'ho, sì. Ok, perfetto. Ci prendiamo queste. Lì c'è un altro oggetto che luccica. Molto bene. Queste facciamole. No, non voglio migliorarle. 46, perfetto. Qui c'è qualcos'altro. Ingranaggio. Sì, questo dobbiamo combinarlo, però non so se adesso... Aspetta, vediamo un po' qua. Qui c'è un enigma, che è quello del carion. Ci sono degli ok, vuoi azionargli gli interruttori? Sì. Adesso praticamente dobbiamo riprodurre questo suono qui, quello che abbiamo sentito di sotto. Allora, su. Ed ok. Poi facciamo giù. No, ho sbagliato, devo fare quella successiva. Ok, successivo. Giù. Poi successivo, facciamo su. Successivo, facciamo su. E poi, se non sbaglio, va tutto bene così. Quello sotto va giù. Poi, successivo, sì, questo va su. Suona, vediamo un po'. Enigma divorato, ragazzi. Abbiamo ottenuto, mi pare, un ciondolo. Catena Kronos. Sì, questa è per la chiave che adesso andremo a combinare con questa. Ecco fatto. E abbiamo aperto un'altra porta, che è quella che stava giù, vicino alle scale, dove ci stava il carion, in pratica. Adesso andiamo un po' qui. Questo è inutile che lo metto lì adesso, l'ingranaggio. Io questo me lo poso, ragazzi. Altro dobbiamo combinare pure quello. Quindi questo lo combiniamo, questo lo posiamo. Ci prendiamo gli Ink Ribbon. E completiamo così l'episodio di oggi, nella speranza che vi sia piaciuto. Troviamo tanti altri Ink Ribbon, tanto per cambiare. Posso anche non prenderli nelle puntate successive, vabbè. Per sicurezza sempre meglio prenderli. E, ragazzi, il video finisce qua. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete ed iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Mi sono pure sbagliato, devo salvare su, va bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!